Vi do il benvenuto alla sala stampa di Palazzo Montecitorio. Oggi presentiamo la mozione Medicina Estetica. Bisogna fare chiarezza sul trattamento IVA per la chirurgia estetica, sia per quel che riguarda il passato, evitando di attivare procedimenti di recupero dell'imposta in danno di chirurghi estetici che, seguendo le precedenti indicazioni dell'amministrazione finanziaria, non l'hanno applicata sulle vecchie prestazioni, sia per il futuro, indicando una disciplina univoca e trasparente che faccia chiarezza tra i diversi e spesso contraddittori orientamenti dell'Agenzia delle Entrate. E questo è il contenuto della mozione al Governo che presentiamo oggi. La mozione assume un alto valore sociale perché punta a garantire equità di trattamento nel campo della chirurgia estetica e offrire certezza normativa agli operatori del settore, anche e soprattutto a tutela dei pazienti, essendo il concetto di salute comprensivo di ogni stato di completo benessere psicofisico e sociale, che non consiste soltanto in un'assenza di malattia o di infermità. Procediamo con la lettura della mozione con il dottor Vittorio Cantone. Grazie. Dunque, l'articolo 10,1.18 del DPR 633 del 26 ottobre del 72 dispone che, in via generale, si considerano esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto il 27 luglio 34, 1265 e successive modificazioni, individuate con decreto del Ministro della Sanità in concerto col Ministro delle Finanze. La norma citata ha recepito quanto previsto dall'articolo 13, parte A, numero 1, lettera C, della sesta direttiva 77-388-CE del 17 maggio del 77, poi trasfuso nell'articolo 132, primo comma, lettera C, direttiva 2006 dell'Unione Europea, secondo cui gli Stati membri esentano le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche, quali sono definite dagli Stati membri interessati. Con circolare numero 4/E del 28 gennaio 2005, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Generale, Normativa e Contenzioso, nell'intento di fornire chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese dai medici, allo scopo di assicurare comportamenti uniformi all'interno dello Stato, ha affermato, con particolare riferimento alle prestazioni di medicina e chirurgia estetica, che esse sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psicofisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere, come malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, eccetera, comunque suscettibili di creare disagi psicofisici alle persone. L'affermazione dell'Agenzia delle Entrate è pienamente giustificata dalla circostanza che per atto medico deve intendersi qualsiasi prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione, il cui scopo principale sia di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, nonché dall'ulteriore considerazione che nel concetto di salute deve ricomprendersi, secondo la definizione universalmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel preambolo della Constitution of the World Health Organization, ogni stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, che non consiste soltanto in un'assenza di malattia o di infermità. Proprio in ragione di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, i medici italiani, svolgendo prestazioni di chirurgia estetica, attenendosi alle indicazioni interpretative di cui alla sopra richiamata circolare, non hanno per molti anni applicato l'IVA sulle prestazioni rese, considerandole esenti, con conseguente mancato esercizio del diritto di rivalsa del tributo in capo ai beneficiari finali delle prestazioni medesime. Per anni dunque l'esenzione da IVA delle prestazioni di medicina e chirurgia estetica è stata considerata praticamente acquisita e nessun chirurgo estetico in Italia ha mai applicato l'IVA. Tuttora, a livello centrale, la circolare numero 4/E del 2005 è in vigore e non è stata mai revocata. Anzi, è stata richiamata dalla recente risposta di interpello numero 56 resa dall'Agenzia delle Entrate del 10 marzo del 2020. Risulta tuttavia che negli ultimi tempi taluni uffici locali hanno contestato la mancata applicazione dell'IVA sulle prestazioni di cui trattasi, facendo salve soltanto talune prestazioni di carattere meramente curativo, precedendo a richiedere l'IVA con i relativi interessi, aggiungerei sanzioni, ai chirurghi estetici sulla quasi totalità delle prestazioni rese, con conseguente erogazione delle relative sanzioni, appunto. Le contestazioni degli uffici locali muovono origine dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 21 marzo 2013, causa C91/12.
In tale pronuncia la Corte di Giustizia ha affermato che le prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico rientrano nelle nozioni di cure mediche o di prestazioni mediche alla persona e devono essere considerate esenti quando, nei limiti in cui abbiano lo scopo di trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, abbiano bisogno di un intervento di natura estetica. Qualora abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone. Non rientrano invece in tale nozione gli interventi che rispondono a scopi puramente cosmetici e che vengono effettuati su richiesta del paziente che vuole modificare o migliorare il proprio aspetto fisico. Il comportamento di taluni uffici locali, che peraltro non risulta essere univoco nell'ambito dell'intero territorio italiano, ha recato e sta tutt'oggi recando danni gravissimi ai medici che svolgono prestazioni di medicina e di chirurgia estetica e nei cui confronti sono stati messi accertamenti abnormi, i quali hanno fatto insorgere numerose e defatiganti controversie giudiziali con dispendio di energie ed aggravio di costi a loro carico. Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità, pur chiamata a dirimere la questione, ha mantenuto un atteggiamento altalenante negli anni che non ha consentito di fare definitivamente chiarezza circa il trattamento IVA da riservare alle prestazioni di chirurgia estetica. La Corte di Cassazione, in particolare, con le comunicazioni più recenti, nel presupposto che l'esenzione rappresenterebbe nell'ambito del sistema IVA un'eccezione e non la regola e che per gli effetti essa dovrebbe essere applicata restrittivamente, ha ritenuto, avallando la tesi della Corte di Giustizia europea, che spetta al contribuente che vuol far valere il regime di esenzione dimostrare i presupposti che legittimano la richiesta del trattamento fiscale agevolato. Questo è un richiamo alla Cassazione numero del 13 ottobre 2021, numero 27947 e del 13 settembre 2022, numero 26906. Secondo la Corte di Cassazione, colui che effettua le prestazioni che deve provare la destinazione di medicina e chirurgia estetica alla diagnosi, cura o alla guarigione di malattie o problemi di salute o alla tutela, al mantenimento e al ristabilimento della salute delle persone, dovendosi ritenere irrilevante a tal fine ogni indagine volta a ricostruire la volontà del paziente che si sottopone ad un intervento di carattere estetico. L'affermazione della Corte di Cassazione ha determinato ancora più incertezze e difficoltà pratico-operative tra i medici esercenti l'attività di medicina e chirurgia estetica, perché se è vero che in sede di applicazione delle esenzioni IVA l'onere della prova spetta a colui che intende valersene, è altrettanto indubbio che, tenuto conto della peculiarità della natura delle prestazioni di medicina e chirurgia estetica e della varietà e moltitudine di tipologie in cui esse si estrinsecano, appare obiettivamente assai difficoltoso per il medico o anche per il paziente interessato a non subire la rivalsa IVA. Formare tecnicamente una prova certa, affidabile e generalizzata sulla finalità curativa dell'intervento medico estetico richiesto. Tutto ciò premesso, tenuto conto della situazione di incertezza normativa che si protrae ormai da anni in ordine al trattamento IVA delle prestazioni di chirurgia estetica, nonché dei gravi pregiudizi arrecati ai medici, tenuti loro malgrado ad affrontare nello svolgimento della propria professione difficoltà pratiche operative con il rischio di rilevanti e irreversibili conseguenze patrimoniali. Pertanto con la presente mozione si invita il Governo, punto 1, a intervenire al più presto al fine di rivedere la normativa vigente per disciplinare in maniera univoca e definitiva il trattamento IVA delle prestazioni mediche di cui qui si tratta. Su questo punto l'auspicio è che possa essere confermata in via generalizzata l'esenzione IVA delle prestazioni di qua, in quanto riconducibili ad una valutazione generale della salute e del benessere psicofisico del soggetto che riceve la prestazione. Punto 2. A chiarire la preclusione da parte degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate di pretendere per il passato, oltre alle sanzioni, anche il tributo IVA e gli interessi e porre fine ai pregiudizi subiti dai medici esercenti le attività di medicina e chirurgia estetica, considerata l'evidente situazione di affidamento, io ritengo forse questo sia un refuso, proprio di certezza, generatasi nei loro confronti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 5/E del 2005. Ciò in applicazione dei principi unionali sulla certezza del diritto e sulla tutela del legittimo affidamento in materia IVA, i quali, secondo la Corte di Giustizia, devono essere rispettati dagli Stati membri nell'esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive dell'Unione e che, per l'appunto, non consentono di esigere il pagamento a posteriori dell'IVA che il soggetto passivo non ha
incassato sulla sua controparte e non ha versato all'amministrazione finanziaria, allorché il comportamento di quest'ultimo ha fatto sorgere nel soggetto passivo il legittimo convincimento di non essere tenuto all'applicazione dell'IVA. Grazie, gentilissimo. Diamo ora la parola al dottor Andrea Felice Armenti, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva. Grazie mille. La mozione coglie nel segno per tanti aspetti ed è figlia dei tempi, anche perché i trattamenti medico-estetici sono dei trattamenti particolari in quanto atti medici con finalità il ripristino della funzione e anche il benessere psicosomatico del paziente. Prendiamo ad esempio il caso di un paziente affetto da paralisi facciale che ha una serie di disfunzioni della fonazione, della vista, della masticazione e quindi di conseguenza un effetto estetico da un punto di vista sociale per quanto riguarda il suo volto. Trattare questa persona ad esempio con tutta una serie di interventi di fisioterapia e soprattutto anche con tossina botulinica ha una finalità curativa funzionale e anche quindi un effetto dell'estetica sul viso che quindi risulta in un positivissimo impatto sulla sua vita sociale. E un altro esempio potrebbe essere quello delle pazienti affette da labiopalatoschisi che ricevono un intervento di correzione fin da piccole e che quindi durante l'adolescenza e lo sviluppo ovviamente hanno una sorta di stigma a livello del viso e per cui per esempio il trattamento con alcuni device medici, tra cui uno, quello più conosciuto, i filler di acido ialuronico per migliorare non solo la lafonazione ma anche l'estetica del viso, ovviamente ha un effetto sia funzionale che estetico. E così via per tutte quelle situazioni di gravità meno elevata in cui l'impatto dell'estetica del viso e del corpo ha un risvolto importante sulla vita della persona. Date queste premesse, la scelta di regolamentare la fiscalità con oculatezza in un settore di così vaste proporzioni e implicazioni sociali ed economiche fa del legislatore un attento e accorto osservatore e ascoltatore della popolazione, visto l'aumento esponenziale dei trattamenti medico-estetici puri e fa fare, diciamo così, al nostro Paese un passo avanti insieme a tutte le parti sociali coinvolte. Grazie. Ascoltiamo ora l'intervento dei firmatari. Onorevole Simona Loizzo, deputata Lega. Buongiorno a tutti, mi corre l'obbligo di ringraziare la prima firmataria di questa mozione, la collega Patriarca. Devo dire che con la collega Patriarca condividiamo, a parte la partecipazione in Commissione Sanità, una serie di progetti legislativi identitari che appartengono alla sfera della sanità e che vanno a chiudere dei vulnus legislativi. Prima fra tutti ci ha visto protagoniste insieme di una mozione di cui l'onorevole Patriarca era prima firmataria sulla medicina estetica. La medicina estetica oggi non è appunto la medicina estetica intesa, come giustamente diceva il collega, soltanto come un intervento per migliorare il proprio aspetto fisico, bensì si associa a molte problematiche quali appunto che vanno inquadrate in termini appunto di tumori, malformazioni cranio-facciali. Io penso per esempio, sempre lo dico, all'ipofiller che si fa nelle pazienti che hanno subito una mastectomia, così anche, come ha citato il collega, il filler che si usano nei pazienti con labiopalatoschisi. Questo argomento appunto dell'IVA è un argomento su cui si è molto dibattuto e in cui anche la Corte di Giustizia europea ha fatto poca chiarezza, dando addirittura al paziente l'onere di dimostrare o al medico di dimostrare nella variabilità che è tipica
dell'assetto medico la distinzione tra quello che si faceva proprio per estetica e quello che era la medicina estetica, è chiaramente di confine, abbraccia sia l'aspetto propriamente patologico sia l'aspetto di riabilitazione psicologica del paziente che ha delle deformità, che vuole quindi come è possibile creare una coscienza da parte del medico e del paziente soprattutto rispetto a questa cosa. Quindi bene a questa mozione, quindi ringrazio la collega che mi ha coinvolto e gli altri colleghi firmatari della mozione. Devo dire che il messaggio che al di là poi della singola mozione in Commissione Sanità si apprezza è questa condivisione di vedute che vede gli schieramenti anche di forze politiche di maggioranza diversi, sempre alleati per il paziente e di grande vicinanza ai medici e a tutto il personale del comparto. Grazie. Grazie. Grazie per aver firmato la mozione anche all'onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente gruppo Noi Moderati MAIE. Allora, io inizierei con dei ringraziamenti, per tutto Maria Rosaria, che è stata la promotrice di questa, ma anche di altre iniziative sulla medicina estetica, e alla collega Annarita Patriarca, che si è fatta immediatamente carico di presentare la mozione e poi di raccogliere dopo la sua firma le firme di molti colleghi. Come diceva poco fa la collega Loizzo, il dato è soprattutto politico. Noi siamo una maggioranza di centrodestra che affronta i temi in modo, diciamo, coeso. Non c'è più nel paese, e dopo 12 anni, una maggioranza, diciamo, maggioranza Arlecchino, che vengono da esperienze o da esigenze quotidiane, ma c'è una maggioranza politica che sia dal punto di vista parlamentare che dal punto di vista governativo, quando vede che c'è un problema, trova immediatamente le modalità per fare sintesi e poi per provare, sicuramente poi ci riusciremo a risolvere i problemi. Qui noi trattiamo, secondo me, due materie molto delicate, che sono due materie che poi riguardano ognuno di noi, la quotidianità di ognuno di noi. Una è il tema della salute e l'altro è il tema del fisco. Sono due temi che quotidianamente ci appartengono e sono due temi che si intrecciano in questa mozione. C'è un'esigenza di certezza, e questo è uno dei compiti che la nostra maggioranza ha voluto perseguire, l'abbiamo detto, lo avevamo già scritto nel nostro programma elettorale. Noi ci candidiamo a dare certezze ai cittadini dopo periodi di grandi incertezze. E qui ci troviamo di fronte a un caso che chiaramente non può essere possibile, va sicuramente risolto. È ovvio che la salute, anche la salute, è un bene, non riguarda, diciamo, solo le patologie, ma anche il sentirsi bene, essere a posto con la propria psiche, è una cosa fondamentale, importantissima. Noi come gruppo abbiamo presentato un progetto di legge, ad esempio, sullo psicologo di base, siamo sicuri che lo porteremo a termine, perché il concetto di salute è un concetto che si è molto modificato negli ultimi anni. E poi il fisco. Il fisco non deve essere, non bisogna continuare a vedere il fisco come un elemento di contrasto all'attività lavorativa, soprattutto dei professionisti. Il fisco ha una funzione, ma il fisco deve dare certezze. Un professionista non può, quando fa il proprio lavoro, avere incertezze su qual è il regime fiscale che deve applicare, perché non lavora bene. E quindi questa mozione è una mozione che soprattutto vuole chiarire
in questo comparto, ma lo faremo anche per altri comparti dove se ne ravvisassero le condizioni, il fisco deve dare ai propri cittadini certezze. Ognuno di noi deve sapere di quanto guadagna, quanto deve dare allo Stato, e noi lavoriamo per fare in modo che sia sempre più la quota che resti ai cittadini. Questo può essere anche un'affermazione banale, ma è importante. Ma soprattutto un cittadino deve avere la certezza che quando ha fatto il proprio lavoro deve sapere qual è la quota precisa che deve essere destinata. Noi non possiamo, soprattutto dopo mesi, dopo anni, richiedere per delle prestazioni fatte sicuramente in buona fede, perché qui non ci troviamo di fronte a un caso di una persona che ha interpretato la norma a suo vantaggio. Qui siamo di fronte a una categoria che in seguito a una circolare che era abbastanza chiara, dico abbastanza perché poi quando uno dice non era proprio così vuol dire che quella circolare forse non era proprio chiara, ma è ovvio che questo non ce lo possiamo consentire, e sicuramente noi non possiamo consentirci in questa fase di criticità del Paese, in cui viviamo comunque anche continuiamo a vivere una grande crisi economica, soprattutto poi c'è un problema sanitario, non possiamo avere tanti medici che in questo momento, più che pensare ai propri pazienti, devono inseguire l'Agenzia delle Entrate, devono inseguire i problemi che gli derivano da queste richieste. Quindi compito della politica è quello di rasserenare le condizioni di ognuno di noi, e questo è quello che con questa mozione noi vogliamo fare. Vogliamo dare tranquillità ai pazienti, vogliamo dare tranquillità ai medici e vogliamo dare tranquillità allo Stato, che deve essere certo di quello che deve prendere, ma non deve prendere più di quello che gli consente. Grazie. Altro firmatario della mozione è l'onorevole Alessandro Battilocchio, deputato gruppo Forza Italia Berlusconi, presidente PPE. Bene, brevemente, perché chiaramente mi ritrovo totalmente nello spirito dei colleghi che mi hanno preceduto. Il mio è soprattutto un ringraziamento a tutti i colleghi che appunto hanno voluto attivare in maniera sinergica questo percorso, a partire dalla Annalita Patriarca, che è la prima firmataria di questa mozione, che è stato ricordato riguarda il passato, per garantire diciamo che alcune situazioni pendenti vengano trattate e gestite in maniera consona, ma soprattutto è rivolta al futuro, per creare una cornice che, diceva bene il collega Bicchielli, deve essere impostata all'insegna della chiarezza e della certezza. Io ecco vorrei ancora una volta sottolineare l'alto valore sociale di questa mozione, perché punta a garantire appunto una equità di trattamento nel campo della chirurgia estetica e garantire certezza ai cittadini. Mi sembra quindi un passo importante nella giusta direzione. Grazie. Ci sono giornalisti in sala che vogliono fare qualche domanda? Sì, sono Marcello Campo dell'Ansa, da assoluto profano, perché mi occupo di riforme istituzionali. Da profano a me la distinzione mi sembrava chiara, cioè se uno ha un problema, ha avuto un, appunto, come dicevo, un tumore, una ricostruzione, un incidente, da profano, quindi voi magari non sarete d'accordo, va dal medico e gli ricostituisce non solo ovviamente la funzionalità, ma anche una estetica che è importante per il suo futuro. Se, io non so, la percentuale delle operazioni al seno e al naso, quanto sono nel budget, che non riguardano questa seconda categoria, quanto sono nel budget del vostro lavoro? Cioè, quello mi sembra, posso capire il piacere, cioè ci mancherebbe rispetto alla cosmetica, però a quel punto accanto potremmo mettere anche quelli che si rifanno le unghie, quelli che si rifanno i capelli, cioè voglio dire, non vorrei allargare troppo questo... se voglio capire... Cioè... Allora, ci sono due questioni differenti. Una è un problema che è derivato dall'applicazione pratica, perché c'era una circolare precedente che era generale, per cui applicando quella circolare non si è pagato l'IVA. Quindi c'è un problema di uniformità
della materia, cioè per il passato di stabilire che l'affidamento fatto e il non pagamento dell'IVA è derivato da una circolare dell'Agenzia delle Entrate. Dopodiché bisogna mettere ordine e bisogna fare una serie di differenze e bisogna farlo a livello normativo e non a livello di interpretazione giurisprudenziale, prima di ogni altra cosa. Ci sono delle differenze, a parte la chirurgia ricostruttiva di cui parlava lei, ci sono anche degli interventi che non sono ricostruttivi, ma che determinano, come diceva il dottore prima, un approccio per la chirurgia estetica che non è soltanto quello che viene a intervenire dopo un'altra patologia, a supporto, a ricostruzione, eccetera, ma parlo di un intervento di rinoplastica, per esempio, colpisce una componente psicologica e sociopsicologica del paziente, che non è soltanto meramente estetica, non è il ritocchino della ruga per sembrare più giovane. Per alcune persone rifarsi il naso, lo dico in termini pratici, è anche un momento di accettazione, crea ad alcuni, anche parlo dei ragazzi, dei momenti psicologicamente di accettazione di sé complessi, poiché siamo in una fase storica dove l'aspetto psicologico diventa anche fondamentale per tutta una serie di degenerazioni che poi possono derivare. L'attenzione anche a questo è fondamentale, ma comunque la sfera di demarcazione deve essere stabilita da un atto normativo. Bisogna mettere da un lato fine a una querelle per cui nell'incertezza normativa, sulla base di una nota dell'Agenzia delle Entrate, non si è applicata. Oggi bisogna fare chiarezza e capire, a parte gli interventi ricostruttivi di cui parlava lei, se ci sono un'altra sfera di interventi che rientrano comunque in una valutazione di benessere psicofisico del paziente, anche questi vanno considerati a una stregua di intervento medico e quindi considerati esenti da IVA. Bisogna fare una graduazione eventualmente, ma lo deve fare il legislatore. Cassazione non basta, secondo me. Ma normalmente le leggi le fa il Parlamento. La Cassazione interpreta nel caso pratico l'applicazione di una norma, ma siamo tutti soggetti alla norma. No, io volevo aggiungerle, io sono un chirurgo maxilofacciale, allora le dico come la penso. Per me la medicina estetica è veramente oggi un terreno di confine in cui è proprio difficile capire se noi abbiamo fatto una gobba del naso perché un paziente ha un'ipertrofia, una deviazione del setto, un'ipertrofia dei turbinati o perché ci vogliamo far più belli. E poi c'è tutto un campo che riguarda la medicina estetica anche oncologica, che è di grande importanza. Noi abbiamo cominciato a registrare il sorgere a fianco alle oncologie di centri di estetica oncologica. Lei pensi che tutti i pazienti e le pazienti che fanno chemioterapia perdono le unghie o hanno delle onicomicosi, hanno delle deformità oppure perdono i capelli, e quindi tutta una parte di tricologia di cui prima noi non ci occupavamo, quindi la spinta deve essere nel chiarire realmente quali sono le prestazioni di confine e in quel vulnus andarsi a inserire proprio per garantire che queste prestazioni siano come tutte le prestazioni mediche sentiva. Il dottore commercialista Vittorio Cantone ci richiede. Sì, no, volevo fare giusto una precisazione perché gli onorevoli hanno ben centrato l'argomento. Lo stato di incertezza, volevo dire anche al giornalista, lo stato di incertezza è stato anche provocato da alcune numerose sentenze di commissione tributaria provinciale e commissione tributaria regionale che hanno dato ragione al contribuente in questa fattispecie, riconoscendo al medico chirurgo estetista, chirurgo estetico, l'unico che poteva determinare se quell'intervento cosiddetto anche cosmetico probabilmente era necessario perché magari era una patologia o collegato all'aspetto psicologico del paziente. Le commissioni tributarie varie in Italia, possiamo anche cercarle, ci sta Ravenna, ce ne sono tante, hanno dato ragione al contribuente. E poi è intervenuta la Cassazione, che opportunamente certamente non legifera, la Cassazione che era precedente, la Cassazione ha semplicemente ripreso quella che è stata l'indicazione della Corte Europea, di Giustizia Europea, ma andando a contraddire quello che dice
la circolare dell'Agenzia delle Entrate italiana. Quindi lo stato di incertezza c'è e io da commercialista, noi commercialisti siamo molto preoccupati in tal senso, perché seguiamo medici e estetici terrorizzati dal fatto che possono vedersi notificare cartelle esattoriali per il passato, questo è ancora più grave, perché la Cassazione ha anche detto un'altra cosa poi, in passato e più volte ha confermato che quando c'è uno stato di incertezza bisogna riconoscere la buona fede del contribuente e in caso di buona fede del contribuente non possono essere applicate né sanzioni né interessi. Allora questo bisogna considerarlo a tutela di una categoria così importante. Grazie. Grazie. Ringraziamenti, poi ho risposto, non ho... Scusa. No. Presi dalle risposte. Allora, intanto volevo ringraziare Maria Rosaria per averci dato il supporto necessario per portare a termine questo lavoro. C'è un'attenzione su questo tema da un po' di tempo, da quando si è rilevata questa assenza di una linea univoca da parte dell'Agenzia delle Entrate. Come giustamente hanno spiegato prima i colleghi, il nostro compito fondamentale è mettere ordine, razionalizzare, fare in modo che i cittadini capiscono con chiarezza qual è la norma che debba essere applicata. La prima nostra attenzione è questa, mettere ordine in questo coacervo di interpretazioni e di dichiarazioni che sono da varie parti, quelle più autorevoli e quelle meno autorevoli provenute, e mettere ordine da un punto di vista normativo, chiudere le pendenze precedenti, perché diventa veramente difficile oggi gestire questa situazione, quindi a dare anche una mano all'Agenzia delle Entrate per trovare una soluzione che sia non solo razionale, coerente, ma che sia la più giusta possibile, e prevedere per il futuro una norma che risponda anche alle esigenze modificate di una società che è cambiata rispetto a 10 anni fa. C'è un mondo, come diceva la collega che è medico, che è diverso nell'approccio alla chirurgia estetica e va capito e seguito, ma non possiamo lasciare ai medici la determinazione, è quasi una probatio diabolica quella di affidare al medico la determinazione se l'intervento è o meno estetico, è più o meno medico. Bisogna che si chiarisca da un punto di vista normativo anche questo, facendo eventualmente una gradazione delle tipologie di intervento, si rende la vita più facile ai commercialisti da un lato, ai medici dall'altro, ma soprattutto al paziente che sa bene a che cosa va incontro. Quindi vi ringrazio, ringrazio i colleghi che hanno sottoscritto la mozione, ringrazio l'Ordine dei Medici che come sempre è al nostro fianco, ringrazio tutti gli esperti che ci hanno dato una mano nella stesura del testo, il dottore che è intervenuto, gli amici che sono qui con noi. Il nostro compito non si ferma qui, perché riceviamo dalla società civile una serie di sollecitazioni e cerchiamo di dare il nostro contributo appunto a fare in modo che dove c'è qualche vulnus questo venga compensato. Grazie.